Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Buongiorno. Oggi mi trovo di nuovo in località Ceppo, una piccola frazione in provincia di Teramo, nella zona est dei Monti della Laga. Oggi siamo tornati con le mountain bike, vogliamo andare a rivedere i faggi torti perché sono qualcosa di incredibile. Poi da lì vediamo se riusciamo a salire sul Pizzo di Moscio, cominciamo a pedalare e vediamo che cosa viene fuori. Se siete curiosi, teneteci compagnia in questa nuova avventura. Quanta polvere! Abbiamo percorso 3 chilometri e guardate Sua Maestà come ci osserva timidamente. Allora, finita la strada bianca, inizia questa strada su erba. Però, per farvi capire, di fronte a me c'è la cascata lì e di qua a destra in fondo i faggi torti, dove ci fermeremo dopo. Allora, diciamo che Monti della Laga l'acqua non manca. Guardate che pressione. 1972, l'anno di nascita mio. Adesso però è l'altitudine. Qui c'è questa lingua di neve. Sembra anche profonda, lì c'è un buco e quindi a spinta. Adesso la giriamo di là. Un bel pezzo a spinta oggi. Vabbè. 2010. Mettiamo le bici qui, legate a questo paletto di segnavia, diciamo, le lasciamo qui e questo che vedete è l'attacco. Notiamo che c'è un bel po' di gente, qualcuno mette i ramponi, vediamo com'è la situazione. Intanto iniziamo a camminare e poi valutiamo. 2157 con un dislivello di 812 fin qui. Allora, quota 2300, non manca tanto, qui però la neve è un po' più gelata. Comunque senza ramponi si cammina, si scivola un po', però dai, si è l'attacco finale. Ma guardate che bello questa roccia enorme, bellissimo. Ok, e voilà, Pizzo di Moscio, 2411, voilà.
Michele, questo ragazzo veramente in gamba. Ma ormai purtroppo vabbè, è non vedente, ma si fa la televisione. Grande. Praticamente ci fa il culo a tutti. Sempre più in alto andiamo. Complimenti. Grazie mille. Allora, mettiamo l'adesivo. Ecco qua. Ok. Guardate la croce di vetta. Guardate com'è piegata, incredibile. È piegata. Qui c'è questo piccolo sito religioso, vediamo, con una Madonnina. Che bello. Ok, adesso vado lì in fondo dove ci sono quei ragazzi e mangiamo qualcosa insieme. Vi faccio vedere anche le montagne qui intorno. La Sibilla, due sabati fa era la morda. Dopo aver mangiato il panino insieme a questi ragazzi meravigliosi, ma spesso la gente di montagna è fantastica, gente veramente bella gente. Sono contento che ho incontrato anche Pier, che seguo sul suo canale YouTube. E ok, dai, iniziamo a riscendere. Allora, dopo aver scivolato, vabbè, ci siamo seduti e abbiamo scivolato su quella neve ghiacciata. Alla fine è stato divertente, un pezzettino. Comunque siamo arrivati quasi alle bici che si trovano lì. Mentre riscendiamo, facciamo una passatina in quel bosco incantato dove ci sono i faggi torti. Andiamo a dare uno sguardo lì e poi valutiamo. Ok, siamo discesi qui dove c'è quel boschetto incantato, dove ci sono quei faggi torti che vi facevo vedere nel video dell'altro giorno. Qui c'è un rifugio e adesso andiamo un po' più avanti a cercarne degli altri. Guardate che boschetto di faggi torti. Adesso poggiamo le bici e facciamo un giretto per farveli vedere un po' più da vicino. Thank you.
Allora, dopo aver visto questo bosco incantato, riprendiamo le bici e torniamo indietro. Non trovo le parole, è incredibile, incredibile. Guarda pure quest'altro, è proprio adagiato per terra. Oggi è giornata bellissima, ho incontrato anche questi youtuber, questi, oddio, voi con YouTube di più, avete pure il sito. Sì. Questi amici in giro al più non posso che io seguo, seguiteli sui loro canali perché sono fantastici. Dai, grazie. Fanno tante escursioni importanti e oggi è giornata bellissima, mi farà anche piacere. Ciao. Fantastico, grazie, ciao. Ciao. Oggi giornata di incontri, si incontrano tanti youtuber qua. Bello, bellissimo. Eccoci qua, rifugio Lago dell'Orso. Non entro e non ve lo faccio vedere oggi perché l'abbiamo visto già nel video di giovedì. Lì sotto, dietro questa coltivazione di genziana, c'è il Lago dell'Orso. Ok, iniziamo a tornare indietro. Siamo rimasti senza acqua e la prendiamo qui. Monti della Laga, l'acqua non manca.